punto. In fondo oggi noi usufruiamo di quello che loro hanno costruito. Un abbraccio da Rocky. Ma anche se questa persona non aveva più parenti, non aveva più famiglia, no? Ma dico anch'io, no? I vicini di casa, conoscendo l'età di quest'uomo e tutto, nessuno si è preoccupato per questo vecchietto, no? Giovino, voglio un tuo parere su Bruce Springsteen e la sua band storica. Per me sono magici, un mix di rock, energia e melodia, grandi testi e grandissime interpretazioni. Tu che dici? Grazie, Manu. Quello che dico sempre io del boss. Grande, hai già detto tutto tu. Ciao Pino, ieri in un messaggio hanno citato Rain in Blood degli Slayer dicendo che in quell'album Lombardo si è superato. Sono pienamente d'accordo, ma ci siamo dimenticati degli altri grandi musicisti, Jeff Hanneman, Tom Araya e Larry King. Non credi che una band fatta da tutti i suoi componenti, Valerio e Metal Forever? Ah, sicuramente Valerio, lui probabilmente è un batterista o è uno che ama, che adora la batteria come strumento. Non stava mica sottovalutando gli altri. Sicuramente la band, gli Slayer è una grande band, tutta la band, mica solo la Lombardo, sicuramente. E allora l'ultimo sms, ciao grande Pino, volevo chiederti questo. Ho pensato di ideare un oggetto che di questi tempi potrebbe essere veramente molto richiesto. Vorrei che parte dei guadagni derivanti dalla vendita andassero ai bambini del Belize. Come posso fare? Ciao sei grande, Francesco. Francesco, ti devo dire io come devi fare un oggetto, come devi fare, non lo so io come funzionano ste cose. Sono una persona meno indicata, probabilmente c'è un ufficio brevetti, non lo so come funziona, non lo so. Probabilmente se sei uno che va su internet, cosa che non sono io. No, perché io non ci vado proprio. Se vai su internet probabilmente ci sono dei siti dove ti spiegano come funzionano queste cose. Comunque grazie del pensiero. Forse voleva sapere come fare a dare parte dei proventi a Rimbo Belize. No, per quello penso che lo sanno, basta andare sul sito, c'è scritto tutto. Io penso che lui voleva sapere come commercializzare questo prodotto. E allora nel dubbio ci guardiamo un video. Ci guardiamo Alice in Chain, Check My Brain.